No, adesso è il momento di far entrare una, che dico, degli ospiti, dico una famiglia, perché sono venuti da noi più di una volta. Abbiamo capito che dovevamo studiarli meglio perché ci hanno raccontato delle dinamiche interne alla loro coppia, la loro coppia che dura da 36 anni e che coinvolge anche sorelle, figli, nipoti. Insomma, da oggi parte una nuova rubrica di Oggi è un altro giorno, i protagonisti sono loro, i Tognizzo! L'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che è facile non si riprende più. Ricky se n'è andato! Come se n'è Ti giuro! andato? Ricky! Ha detto di andare noi! Ha detto che lui non lo vuole fare! Ricky, ti prego, vieni! Ha detto che non vuole venire! Ha detto andate voi! Sì, sono un po' intimorito. Fa un sacco di scena, poi c'è, vedi, no? Sono intimorito. Da cosa, Ricky? Dalle sorelle, dalle fratelle Izzo. Le Le fratelle Izzo sono pericolose. Simona Izzo, Fiamma Izzo, Rossella Izzo, manca solo Giuppi, Manca però solo diciamo Giuppi. adesso Una parte della famiglia c'è. una, sì, ok, C'è anche abbastanza un'altra, sostanziosa. molto. Beh, questa è quella forte, sono Cioè, le manca quella debole. matrici. Ma no, sono noi Hai capito? siamo Giuppi è giù. quella debole. No, parlavo dei Assolutamente, nipoti, anzi. Ciao Giuppi. no, parlavo dei Giuppi nipoti, è la dei più figli forte. È la del più forte, infatti mondo. non è venuta, Perché perché la è talmente forte che non viene. No, è talmente No, forte che dicevo. ha talmente tanto da Decide. lavorare che non può venire. No, vedi che subito si mettono in difensiva. Io volevo dire la parte quella, invece, noi siamo quelle forti, siamo la matrice, siamo l'inizio di questa famiglia. Poi sono arrivate altri con I Giuppi. Poi ci siete in sono arrivati 12 figli, 14 nipoti, 27 Ma infatti, cognati. Dicendo matrice, si riferiva io se vuoi alle sotto faccio così. Ti faccio No, così no, 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 sotto. No, cioè, basta che la figurati. inquadriamo, io sotto faccio così, lei capisce e chiude, capito? Va bene, era per dire che noi siamo tanti. Ricky dice una minoranza etnica e questa è una sezione, una parte della minoranza. Ecco, allora, noi abbiamo capito che dovevamo un po' studiarvi e quindi ci regaleranno ogni settimana, diciamo, un piccolo Ma filmatino. dipende, perché lui è Come molto dipende? ostativo. Ostativo, ho imparato questa parola la settimana scorsa, la dice 60-70 volte al giorno. È bello ostativo. Ostativo, sono Quindi ostativo. sei un ostacolo. Sì, Sono un beh. ostacolo ai suoi progetti e alla sua manipolazione. Che lei mi manipola, hai capito? E io sono ostativo, mi Dopodiché, oppongo. se sono 36 anni che te manipola, Ricky, allora o ti piace Ma essere io manipolato oppure non è vero. un po' mi piace, un po' mi piace perché Dillo, questo fondo dillo. Masoch c'è. Un po', io penso che potrebbe essere l'ultima apparizione che facciamo insieme. Ah sì, mi ha Ma ti detto oggi giuro, che ti è giuro, pronto al divorzio. Gli ho detto, ma non si fa per educazione dopo 36 anni. Ma come c'è? Cioè, tu l'hai detto a lei? Sì, beh, le mie Per sorelle. interposta persona, Perché chiaramente. così non almeno c'ho io neanche. posso avvertire Sono stati Simona eliminati tutti a prepararla. gli amici che avevo, sono stati tutti cecchinati. Io posso comunicare a malapena con le sorelle, con le fratelle. Ma sembri un ostaggio dell'Isis, ho Ah detto no, più o così, meno è scusa. così. Infatti, quando io parto, lo consegno alle mie sorelle e una noi lo volta, sorvegliamo. potevamo farlo adesso. Una volta, ora Perché non si può più fare? sparisce. Peraltro, ricordiamolo, allora, Rossella, grande manager, ovviamente voce, doppiatrice, sorella gemella Non di solo, Simona. regista del primo film Regista, nostro. esatto, appunto, vabbè, tutto. Tutto. Quindi un Fiamma, po' stiamo Cupido. parlando di un soprano famosissimo, ha girato la Cina con Pavarotti, ha debuttato con Foncare, quindi tanta Vabbè. roba. Adesso però io faccio la L'unica direzione del pippa sono io doppiaggio. Sì, vabbè, ma no, vabbè, ma lì. Non si dice pippa, hai ragione. Però vorrei capire una cosa. Sì. Quando ci sono delle dinamiche, perché noi, ripeto, stiamo studiando di Tognizzo, dinamiche di conflittualità come ci sono in tutte le Ah, coppie, voi tendenzialmente da che parte state? Dalla parte del sorello o dalla parte della sorella? Del sorello, Del ma sorello assolutamente perché va assolutamente. difeso. Ma il problema No, qual perché è? c'ho sempre Che ragione, Ah, anche forse perché anche ha un po' ragione. comunque non appena siamo dalla parte sua, cioè fai conto, Simona dice questo è verde, questo è verde. Lui dice ma no, è bianco. Ok, nel momento in cui diciamo tutte e due, no, è bianco, è vero Simona, guarda che è bianco, e lui sì, però ha del verde. Cioè lui Ha qualche se viene riflesso. difeso, lui poi passa dalla parte di lei. Qualunque cosa. Allora, il problema è questo, ti spiego allora, le dinamiche. Quando io parto gli chiedo per favore, lo coccolate un po', lo consolate un po'. Adesso Fiamma mi ha detto oggi, io l'ho saputo adesso,
che adesso quando io parto lui non le sparisce, chiama. Sparisce Simone. Allora questa, questo non te l'abbiamo mai detto. Ma questa idea del divorzio, ora che dobbiamo, scusami, dobbiamo fare la rubrica insieme, almeno aspetta la fine della prima stagione. Puntata è, la prima puntata è il divorzio, poi no, dalla seconda poi in poi pace. Tu puoi fare o casa Tognazzi o casa Ixo. Ecco, puoi fare ne abbiamo puntata, due. Puntata. Allora, io devo dire questo, io sono stata a cena a casa Tognizzo e devo dire che è stato non divertente, di più. Ma è vero che la vostra unione si è solidificata e cementata di fronte alla a una cucina? Tavola da pranzo o una cucina? Certo. Siamo cementati dalla cucina. Qualcuno, una volta è uscita una foto. Una foto dove avevamo fatto i fanghi. Sei minuti infangati. Tutti pieni di fanghi, allora il titolo sotto è Tognazzi e la Izzo. Cementati dalla cucina. Sì, era un modo carino di dirci leggermente sovrappeso, mica come adesso che siamo magri. No, è per quello allora, ma chi cucina? La convivialità, allora il genio due. Della cucina è Ricky in assoluto. No, non è vero. Poi fiamma straordinaria, io ogni tanto do una mano nel mio piccolo con un paio di piatti la miei vera forti. Cuoca secondo me è Fiamma, perché è la più internazionale. La vera cuoca è Giuppi. No, Giuppi va solo in rosticceria, porta solo cose già pronte, sporca le buonissime. Mentole. Buonissime. Quanti siete in tavola? Quando a Natale 40. Siamo arrivati a 48 l'anno scorso. 48 sì, c'era qualche amico aggiunto. Perché ci prendiamo sempre degli ma accoliti. La storia della pasta scotta o della pasta salata qual è, Simona? Allora, questo è un grande insegnamento. Attenzione, prendete nota. Ricky, tappati le orecchie. Ma no, vedi, guarda Ricky con la pasta. No, allora, l'idea è questa. Siccome a noi ormai ci trattano come due panda, quando andiamo in giro tutti ci chiedono ma come è possibile stare ancora insieme dopo 36 anni? Guarda il babà. Come è possibile che tu non hai baciato un altro uomo e lui un'altra donna? Perché poi il bacio è molto importante. Allora, 36 anni di bacio, poi alla fine il bacio è un po' scarico, capito? Cioè, voi vi baciate sempre, però. Ma sì, ci baciamo sempre, ma non è che quando lo vedo faccio... Oddio, no. Che bacio! A un certo punto ci si bacia. No, allora, abbiamo capito questo. Che c'entri il bacio con la pasta scotta? No, no, ti spiego, allora. La cosa è questa. No, no, non sto parlando. È tutto collegato. Il cibo, intanto il bacio comincia con l'uccellino che dà il cibo al suo figlietto, quindi al suo cucciolino. Tutto si lega. Perché? Perché noi praticamente... No, i tempi. Da 36 anni mangiamo insieme, no? Anche perché se io dico non voglio mangiare, lui dice vado a mangiare con un'altra, che è un'offesa terribile per me. Quindi, come vedi, io approfitto. Detto questo, la pasta non va mai bene. Ma chi l'ha detto? Però lo diciamo sempre. Allora, o sono 25 secondi troppo, o sono 25 secondi più, o c'è troppo sale, o c'è troppo peperoncino. Basta, io non gli dico mai bravo. Gli dico bravino. La verità è questa. Ma una roba terribile. Ricky porta un buonissimo piatto a tavola. Lo assaggiamo tutti facendogli grandissimi complimenti. Ma lui aspetta il commento di Simona. Che sta zitto, dopo di il solito. Suo piccolo spizzicare nel piatto, lui ancora la guarda buonissimo, e dice: Simo, allora. Manca leggermente il sale o è leggermente troppo cotta o è leggermente troppo cruda. Buona, guarda, mentre buonissima. Noi tutti a osannare il piatto che in realtà è buonissimo. E quindi tenerlo così sospeso. Sul limitare del sempre. Complimento lo avvince più dell'edera. Cioè, Jessica, prendi nota. È bravo o bravino? Bravo, ecco mai il metodo. Bravino, puoi fare meglio come a scuola. Beh, questo però, va bene, c'ha questo ragione. Va bene. La ma donna questo non vale deve mai, per la camera da letto? Però, vale, però la camera da letto parla bene. Però gli fa un sacco di complimenti. Lo corteggia no, sempre. Mai, gli dice mai. Sempre quindi, quanto sei bello, sei stupendo. Questo sì, lo guarda sempre. Sul complimento è molto, molto, molto generoso. A proposito di cosa? No, poi vedi un uomo uscire, devi cominciare a dirgli sei troppo bello, non puoi uscire, stai con me, perché tanto incontrerà una cretina, sicuramente. Ma magari anche una intelligente. Ma perché una intelligente? Lo corteggia sempre cretina. Una cretina, quello che la corteggia. Di solito è cretina che gli certo. Dice ma come sei bello, ma io da vivo, anzi non dal vivo, sei ancora più bello. Allora se tu già gliel'hai detto, ma cosa, va a cercare l'altra, capito? Hai capito? Comunque... Le sorelle Izzo le vediamo in questo filmatino. Siamo in una sala di doppiaggio e stiamo facendo un turno con Giuppi Izzo
e Fabrizio Pucci. Con Fiamma, con mia sorella. E ho rifatto una scena. Quante volte Fiamma l'ha litigata? 30? 42. 42. 42 volte. Senza perdere la voce. Nel mio cassetto stanchiose quelle certe modo. Più difficile era riuscire ad avere il permesso per uscire la sera. Cercavamo in tutti i modi di pregare mamma, ma dovevamo scongiurarla, perché chiedesse il permesso a papà. Mamma non fa la stupida stasera, dacci una mano adesso e facci uscire. Ma perché parlate romanesco? Vogliamo andare in discoteca dove ci stanno gli amici. Convinci nostro padre a dire sì. Grandissima matriarca. Ricky, con lei come va? Con chi? Con la mamma. Ah, con la mamma va benissimo. Lei è l'unica persona normale della famiglia. No, veramente, gentile. Cioè, la suocera, no? Dice la suocera. Lei è perfetta. Gentile, abbiamo dolce, appena fatto una crociera affettuosa insieme, con la mamma, che carina. Poi chiede sempre di me, poi dice che sono il cognato il bello. Il genero preferito. Sì, anche perché anche gli altri sono stati tutti super rari. No, ah sì, senti, ma vorrei capire, ma tu hai cioè, avete mai, insomma, una figura maschile in famiglia diventa anche un punto di riferimento sugli amori, certo, delle altre sorelle. Come loro vengono, sono venute da te a chiederti consiglio. Lui è continuamente lì a dover dire come va, che dici. C'ho le figurine di tutti i generi. Mi sono passati molti. Lo è sicuramente un punto di riferimento per noi. E sì, ha ispezionato con cura tutti i nostri compagni. Comunque dice loro, i loro mariti, compreso il mio ex marito, lo chiamano spesso per avere dei consigli. Il tuo ex marito, parliamo il padre di Francesco? Il padre di Francesco, comunque si sentono... Antonello Venditti, no, per capirci. Comunque si sentono, per esempio, lui sente tutti i suoi ex cognati, gli vuole bene. No, cioè, io gli ex cognati, le cose, con Antonello ogni tanto ci sentiamo... Ma gli ex cognati li senti tutti? Quali sono gli Ricky? Altri? Gli ex cognati sì, quasi. Sì, sì, sembra che c'è una platea. Ma sì, gli ex cognati. Io rischio... Venditti, Maurizio Costanzo. È vero, sì, no. Maurizio ogni tanto sì. I nostri ex compagni. Si sta perdendo, allora. Sì. Ah, ok. Allora, la dinamica è questa. Entra un nuovo amore in famiglia. Ah, cosa? Ah, è tutto esaltato, fantastico, straordinario. Poi se lasciano e viene ucciso. Non esiste più, non si può più parlare di lui. L'unico che mantiene i rapporti vivi, sono io. E quindi devo farlo un po' di nascosto. No, perché è solidale, come se avessi con un loro. Amante, è solidale con loro, no, devo lo dire. Capisco, io capisco tutti gli ex cognati. E come mai tu sei stato l'unico a resistere, oltre ovviamente l'amore che vuoi? Non me lo domando pure io. Ma come mai? Soggetto. Perché Simona è diversa evidentemente da noi, no? Quindi evidentemente è più dolce, magari è più accomodante, comprensiva. Mi stai prendendo in giro. Accomodante. No, perché Ricky è molto paziente, a differenza di tutti i miei ex cognati. Ricky è molto paziente. Gli scognati. E poi soprattutto Ricky è protetto da questa famiglia di donne, perché poi sono tante le donne. La verità terribile, terrificante, che non posso più fare a meno di Simona. Una cosa terribile. Ma è una cosa che è un tossicodipendente, capisci? Cioè, io vorrei smettere. Io dico, smetto quando voglio. e poi provo un giorno... Al secondo resiste. Giorno c'è. No, non è vero. No, lui è molto coccolato da tutta la famiglia. Io penso che questa che sia diventata la sua famiglia, questa. Cioè, lui è il sorello, è il cognato, è il genero, è l'uomo di riferimento. Comunque da quest'anno entra anche un pezzo di mia famiglia ogni tanto. Cioè, chi è? Per pareggiare il Gianmarco, Thomas. Sì, ma vediamo un po' di famiglia di Ricky a partire da papà Ugo. Per forza.
C'è stata una parola d'ordine che vi ha dato vostro padre quando gli avete detto la prima volta: papà, noi vorremmo fare il tuo mestiere? A lui sì. Sì, a me sì, una cosa abbastanza incomprensibile, che era: meglio che fai agraria. Papà, che voleva dire meglio che fai agraria? Che voleva dire, Ugo? Voleva dire che è meglio che vada a coltivare i campi invece... Due belle spalle rubate all'agricoltura, sì. È una frase che mi hanno detto in tanti anche a me. I campi, lavorare i campi, trasformarli come si usa, con un bel aratro, fare una grande pista e darsi poi al Lippica. Questo fatto di questo ruolo di grande amatore nel tuo rapporto con tuo padre, sei un amico di tuo padre, non ti dà fastidio questa... No, mi mette a volte in situazioni un po' di imbarazzo, però insomma c'è un rapporto di amicizia, ci copriamo le spalle. Sì, io non posso dimenticare un cartello che una volta, non so perché, era scritto in spagnolo davanti alla mia camera da letto, e dove c'era scritto: papà, dormi nel salotto, scritto da lui. Come voto gli darei un bel non classificato come padre, invece come attore io gli darei il massimo dei voti. Hai trovato queste cose? Meravigliose. Allora, uno era Ieri, Goggi e domani, e un altro era Blitz. Blitz, sì, no, perché sto montando un documentario su papà, perché l'anno prossimo compie 100 anni, devi sapere. Ma che meraviglia, 2021, quindi... 2021, 2021, no. Ah, 2022. 2022, scusa. 2022, 23 marzo, sono 100 anni. Allora, però quel pezzo lì, questo adesso qua con la... Adesso lo rubiamo. Questo con la Goggi non l'avevo mai visto. Bellissimo. Bello. Ma quando Ricky è entrato nella vostra famiglia, cioè nella vita di Simona e quindi anche nella vostra, voi ci avreste scommesso che sarebbe durato così a lungo? Ah, io assolutamente sì. L'ha Devo dire subito. Che io ho capito immediatamente che erano fatti l'uno per l'altra. Ricky è stato scelto in primis da me e dopo da Simona come nostro protagonista del film. Ma perché non ci siamo messi insieme? Mentre giravamo Serena, una cosa imbarazzante, non facevano che litigare, e lì ho detto: staranno insieme tutta la vita. Era palese. Ma da che cosa si capisce? No, anche proprio per capire, da che cosa si capisce che una coppia può durare? Se tu dici l'ho capito. Perché intanto si compensavano, e poi erano... si cercavano, c'era questo fil rouge molto tangibile. Ed è rimasto questo fil rouge. C'è molta chimica incredibile tra loro. C'è la chimica, guarda. Poi li ho fatti baciare per quante volte? 23. Durante un chat, perché alla fine non le piaceva mai. Continuavano a litigare, e io ho detto al mio operatore: di che non va bene, cambiamo le luci un attimo, lei scusa, ha fatto in modo rifacciamo. Capito no, ma cosa guarda, servono le sorelle? Ecco, la complicità. Quella è nato, Fiamma, tu sei fidanzata? In questo momento no. Perché Fiamma dovete sapere che peraltro... Abbiamo sotterrato un mese. No, ma che dici sotterrato? Abbiamo sotterrato. Sì, sepolto si dice. Chiunque tu sia, stiamo giocando. Lo dico per la famiglia. Ma poi non è vero. Certe volte ritornano. Sì, no, ma non... Io sono... Sì, sono single. Perché poi la cosa meravigliosa di Fiamma, oltre alla sua carriera, eccetera, lei alleva farfalle. Sì, mi piace moltissimo. È una cosa, guarda, mi emoziona, le mie figlie mi prendono in giro perché ho avuto il Covid. E ci manda le foto di queste meraviglie che hanno invaso il suo giardino questa estate. E poi tornano, capito? Una cosa straordinaria. E la cosa bellissima è che ho avuto il Covid e quindi io che mi metto a piangere se vedo il limone che è cresciuto il limone. Allora non avevo l'olfatto, quindi prendevo, che ne so, le foglie di canfora, dicevo: allora la canfora ha questo odore. E quindi adesso mia figlia mi prende in giro: mamma, sei andata a sentire la canfora? Hai sentito? Ma adesso è tornato il basilico? Sì, perché ho fatto tutto un esercizio. Cioè, hai dovuto fare la riabilitazione? No, ma me lo sono fatta da sola. Perché mancato 4-5 giorni una riabilitazione per riprendere gli odori. Credevo che adoravi le farfalle. No, perché ho questa però questa è una bella idea da dare alle persone per la natura. Cioè, mi piace veramente tanto. Vi faccio vedere. Allora, abbiamo parlato di cucina. Stiamo parlando giustamente dell'amore per la natura e per gli animali. Guardate un po' cos'è successo ad un tasso, una storia sublime, Serena Garzella. Sì. Che cosa è successo? Serena, siamo sull'Appennino modenese per raccontare una storia incredibile, una storia che ha tenuto tutta l'Italia con il fiato sospeso. Ma ricostruiamo la vicenda. Ho visto una cosa grigia qua, allora cos'è? Che cosa era?
era un tasso. Ma era più o meno, non so, in questa zona qua. Quindi qua, faccia vedere com'era messo, in che posizione? Qua steso, qua pace in su, così non si muoveva. E le zampe? In alto. Lei ha pensato che fosse morto? Io pensavo fosse morto. E invece? Invece era ubriaco. Serena, il tasso non era morto, era solo ubriaco. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna. Il tasso era in uno stato di coma etilico. Era sbronzo. Era più che sbronzo, è stato messo in terapia in modo da creare una certa diluizione del tasso alcolemico che poteva esserci nel sangue. Anche il tasso aveva un tasso alcolemico nel sangue alto? È proprio tutto un tasso proprio. Lei l'ha dovuto anche identificare, gli ha dato un nome. Era molto simpatico chiamarlo Pignoletto, che è il nome di una qualità di vino che si fa in queste parti qua. Secondo lei perché si è ubriacato? Una delusione d'amore, problemi con una tassa? Io penso che gli animali non abbiano questo problema qua. Ha trovato questa frutta, che naturalmente quando cade dalla pianta è perché è matura, e quando è matura ha una percentuale zuccherina molto più elevata e pertanto aumenta la fermentazione e di conseguenza diventa un prodotto alcolico. Ha solo un po' alzato il gomito. Sì, come si dice, un al bar, un bicchiere tira l'altro, per lui è stato un fico che ha tirato l'altro. Mesombriacato donna, quanto è buono l'odore della gonna. Quindi adesso il tasso è sobrio. Adesso è sobrio, speriamo che non torni sotto la pianta di fichi. E trinca, 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 buttalo giù con una spinta e poi vedrà. Vabbè, il mondo è meraviglioso, potremmo dire finché al del vino che calda bello. La testa, una gran festa per preparare. No, che lei canta ogni tanto fiamma. Fortunatamente non è tornato a casa guidando. Perché questo è molto importante, questo bisogna veramente dirlo ai ragazzi, perché noi facciamo parte di un'associazione che si chiama Testa di Alcol, e devo dire che c'è un signore che si chiama Matteo Lucherini che si batte tanto per questo, perché purtroppo il tasso alcolemico dei ragazzi... Ma infatti quando uscite uno del gruppo non beve, oppure Ricco Taxi... Anche sì, vabbè, cioè, uno taxi. Si tassa e cioè, uno si tassa, tassi, beh, okay. Però il taxi costa, è meglio che uno del gruppo sopra. Non però deve fare un'idea eccezionale. Questa storia è meravigliosa. No, dico, Fiamma canta peraltro ogni tanto nelle vostre scene famose. Sì, assolutamente, sì, si deve esibire, la costringiamo. Tutte le volte. Sì, però poi però non ti dispiace. No, mi piace tanto, mi piace senti tanto come, cantare. Come melodica nel... Mi piace moltissimo. Vabbè, allora faccio un pezzetto adesso. Di cosa? Ma così, cioè... Fai una cosa come se fossimo a casa. Io quando cucino, ma molto spesso quando cucino uso la Traviata. Per cosa? E viene Livio, Livio, non è litigo, dice che la bellezza è in fiora. Così, e magari la sto facendo. E là, fuggevo, però Fiamma, ti prego, ma vieni a casa mia tutti i giorni. Allora, Fiamma, ti devi adottare. Come fai a la posso adottare, no, perché io ti vengo lì, ti faccio la crema, come dice Simona, no, che c'era una scena del loro film e diceva proprio questo, cioè la devi fare con amore. E io la faccio invece cantando. Cioè, devi sorridere quando fai la crema, diceva nonna, è così che viene bene. Questo era il suo segreto. E allora lei canta quando cucina. Ma come fai a cantare da seduta? Perché non c'è mai niente. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Beh, ma i cantanti stanno in piedi. No? 1877,143 settimane. No, quant'è? No, scusami, l'hai scritto male così. Quant'è? 18 milioni? 18 milioni di minuti sono 36 anni, sì. 18 milioni e 921 mila. Ecco, guarda, 1877 settimane. Ma non ho capito questo 1,143. Io neanche io, perché sono i giorni che ancora non sono finiti. È una grafica, di Simona. 13.104. No, non è una grafica mia, è perché la settimana oggi è lunedì, allora non possiamo fare il numero totale. Non lo so, io su matematica non ci capisco niente, però 13.140 giorni.
31 era? Sono 36 ma... anni. 36 anni sono 315.000 ore e 36 anni in minuti sono 18.921.600. Il minuto, l'ora più bella. L'ora più bella di queste 315.000. È questo che ci stiamo per lasciare, non ci vediamo mai più. Quando lei dorme. Non ci crede nessuno. Ma non ci crede nessuno. Quando lei dorme, lui va a fare i panini e poi la sveglia. Sì. Come la sveglia? Cioè, no, il panino di mezzanotte. Vado, faccio ogni tanto, mi piglia un attacco di fame e allora vado a cucina. Però ho scoperto che non è così. No? No, io dormo e se, ed è lei che scende a fare latte solo biscotti. Che non è capace di farsi i panini, per io cui mangia gelati. Purtroppo mangia piadine questo... congelate mangia... piadine congelate non ci sono mai arrivata però. Sì, sì, la piadina congelata, poi ci hai bevuto sopra una birra, no, non ero e ti abbiamo dovuto quella... ricoverare no, all'ospedale. Ma parte che dice, no, non è vero, stai inventando tutto, perché questo è successo a un amico nostro. No, io purtroppo di notte ho questo loro, disturbo loro alimentare. Si appropriano degli... Ah, questa è bellissima. Loro si appropriano degli aneddoti degli altri. Assolutamente, anche dei nostri. Anche dei nostri, sì, sì. Sì, sì, tu sì. Scoprirai fra un po' che Simone è la cantante lirica, no, che ha avuto un ginecologo. Scusa. Assolutamente sì. Chi è Puffetta? Chi sono io. Puffetta. Siamo noi, Puffetta. Io. Ma lei, Puffetta. Non l'ha mai doppiata. Non l'ha mai doppiata. Lei millanta da decenni, no, anche a me. Ci siamo conosciuti. Rossella, ma sai che io facevo Puffetta? Come fa Puffetta? Io, Puffetta fa così. Rossella, no. Ti prego, dillo. Tu c'eri. Io ho fatto Puffetta almeno in 10 episodi. No, ma Simo, io giuro, questo non lo ricordo. Ma non mentirei. L'ho fatta io. Fa sempre dalla parte. Beh, comunque, insomma... Ti giuro. Lei si appropria della nostra... C'è una frase che Simona cita. Sì. Freud diceva che quando due persone fanno l'amore se ne siedono sul letto altre quattro, cioè i rispettivi genitori, certo. Che sono l'immagine anzi, sì, veramente. Infatti non bisogna pensare, siamo Freud, sicuri ma, che scusa, l'abbia detto anche Freud. Lì, poi, dice sia lo so. Ma può Freud aver detto questo? Te lo giuro, Freud ha detto questo, vi giuro, perché vabbè, dopo io vado a cercarlo. Freud in pillole. Va bene, quindi diciamo che nella vostra camera da letto c'è questa popolazione variegata che ha contribuito, però unisce a contribuire al vostro amore, per cui... Noi ce ne abbiamo 18 sul letto. Cioè, sul nostro letto, chissà, ma è una metafora, naturalmente. Pensa a tutti i telespettatori italiani, perché poi da lunedì prossimo rivedremo anche le vostre, diciamo, performance casalinghe, come se non bastasse. È iniziata la prevendita. Memo, Jessica, cosa dedichiamo a questa famiglia meravigliosa? Io dedicherei una canzone... Ricky, Galeotta fu quella famosa lacrima. Certo. Quella così va. Dai. Una lacrima sul viso. Una lacrima sul viso. Ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Vai Bobby, vai. No, no mai. Capito, non sapevo che così. Che tu mi amavi, ma come me non provavi mai il coraggio di dirlo, ma poi cosa? Ma poi cosa? Quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per te. Finale. Che non amo cosa? Che te. E no, non ce la faccio, è così. Grazie, però bravi, bravi, bravi. Siamo comunque ricchi, non ha mai una lacrima, ma tu sì, ma se mi fai piangere tutti i giorni. No, ti giuro, non ha mai pianto, casomai pianto io, ma Ricky no. Quindi la lacrima sul viso è la mia. Voglio dire, mi approprio pure della lacrima. Che cosa vuoi essere? Ti accompagnerei alle visioni. Così, Memo, facci una, suonaci qualcosa mentre facciamo questa bella sfilata di famiglia. Piangendo di dolore, santo
arrivederci. Ne abbiamo bisogno. Riscopriamo. Una... Adesso Memo non ci fa più. Memo. Ma sta cantando. È un arrivederci. Ma che sta cantando? Dobbiamo andare via. Amore, lo so, che voglio fare ora? Amore, dai. C'è Tosca da qui. Amore, noi ci abbiamo lavorato. Con la via. Ciao. Dagli tanti baci da parte nostra. Va bene. Ciao.